Rieccoci, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Cominciamo, Buon buongiorno, pomeriggio. cominciamo l'ultima parte del corso. Come andiamo? Ce la stiamo facendo ad arrivare interi fino in fondo? Mi rendo conto che è una discreta quantità di nozioni, eh? Allora, se avete durante il pranzo sviluppato dubbi, perplessità, curiosità, questioni, cominciamo così con un giro di domande, se ne avete. Se no, partiamo con l'analisi di questo notebook. Prego, Domenico. Prof, allora io un problema che ho avuto è che, non lo so, mi sono perso qualche passaggio e non sono riuscito ad aprire in R il file che mi ha mandato in questo modo, come ce l'ho a lei. Quindi non mi Quale file? risulta. Questo qui di Darwin. Ah no, allora attenzione, non è il file, ci vuole tutto il progetto. Il file compresso va decompresso Ok. in una certa cartella e poi, cioè, in teoria basterebbe aprire il progetto, dovrebbe funzionare tutto tranquillamente. L'ho aperto con R, cioè ho aperto ovviamente l'icona con R. Aperto il Il file o aperto il progetto? file. No, va aperto il progetto, cioè qua in alto. Come nella mia Ok. schermata ci deve essere il nome del progetto. Questo indica che ho aperto un progetto. Faccio un esempio. C'è Chiudo il progetto. questo. Prego. C'è questo. Ok, e che tipo di... Proviamo a condividere lo schermo così diamo un'occhiata insieme. Sì. Prego. Che è la cosa migliore. Non fa condividere però. Ah, cavolo, non l'ho ancora fatto. Abbiate pietà. Aia, se no di lì diventa... Se mi date un attimo, scusatemi. Se mi date un attimo... Do una sistemata, vediamo se riesco a farlo dal vivo. Me l'ero segnato come appunto. Nel frattempo, comunicazione di servizio, molti di voi hanno chiesto i video. La registrazione sta andando, sta funzionando. Vengono immagazzinati su un repository che abbiamo provato con qualcuno di voi. Non è accessibile da utenti diversi da quelli dell'Università dell'Insubria. Nessun problema. Mi ci vorrà un po' di tempo perché, essendo video, sono file dell'ordine di grandezza dei gigabyte. Li prendo, li sposto su YouTube e settimana prossima vi arriva una mail con il collegamento alla pagina YouTube. Non chiedetemi di mettermi lì a editare i video perché è un lavoro che porta via ore. Quindi, alla brutta, forse c'è anche la trascrizione, vediamo com'è, vi lascerò lì per un po'. Ci mancherebbe. Allora, vediamo di risolvere questo problema. Dei diritti, accidenti a mamma Microsoft. Vediamo un po'. Allora, ok. Vediamo un po' se si riesce a condividere. Provo. Adesso in teoria dovrebbe essere disponibile. Sì, infatti la lingua è cambiata in inglese perché evidentemente ha il calcolatore nazionalizzato in inglese. Si riesce? No. Qua in Ah, basso nella barra ok. dovrebbe esserci il pulsante condividi. Sì, c'è a fianco al microfono. Sì, a fianco del microfono, esattamente. Ok. Eccolo qua. No, sta arrivando, eccolo qui, eccolo qui. Ok, quindi progetto, facciamo finta che sia decompresso e che non stiamo accedendo al file zippato, che è un doppio clic sul progetto, sul file di progetto, che era quello lì. Tieni conto, Domenico, che c'è un certo ritardo, tra quando tu fai Ah, sì, l'app e arrivano a me, ma è normale con qualunque sistema di videoconferenza. Quindi, se fai doppio clic su quello con un po' di pazienza, che dipende da quanto è veloce il tuo computer, più quanto è lento Teams, aspettiamo che salti fuori dal restudio. Attenzione, se hai detto a Teams di condividere la finestra,
Noi non vediamo niente, devi condividere lo schermo, sempre l'intero schermo. Questo perché Windows è un sistema che lavora con singole finestre. Se avete visto cosa succede con RStudio, partono delle altre finestre indipendenti, che è il modo con cui lavorano tutti i sistemi su Unix. Sono programmi multifinestra. L'approccio multifinestra c'era fino a Windows 3, poi l'ha tolto, purtroppo. Condividi l'intero schermo. Ecco, questo mi viene fuori. A me non è ancora arrivato. Eccolo qua, c'è il progetto è aperto, perfetto. Allora adesso clicca sul pannello Files. No, non sul menu File, in basso a destra, nel pannello dei file. Eccolo lì. Vai nella cartella Scripts. Prendi il file RMD. Ok. Attenzione. Ne approfitto, vedete che lui ha aperto un sorgente, è un markdown, ma chi se ne frega. RStudio l'ha esaminato e sta avvertendo che manca un certo pacchetto, GGB Swarm. Beh, basta cliccare su install e se sei su Windows, chi se ne frega, l'abbiamo visto l'altro giorno, clicca su install, ci pensa lui a installarlo. Vi faccio vedere la console che parte. Una procedura di installazione, notate che non ha installato un pacchetto solo, GGB Swarm a sua volta dipenderà da altri pacchetti, ci ha pensato lui, infatti quell'avviso è scomparso. Risolto il problema? Ok. Sì, grazie, grazie. Ecco, ne approfitto, puoi chiudere la condivisione, ne approfitto per farvi notare una cosa, che il concetto di carica un file, salva un file, lavorando con un progetto viene completamente a cadere. Nel senso che quale file? Un file di dati, uno dei tanti script, il file di progetto, cioè non può più esserci un comando file salva, è chiaro, quello c'è nella videoscrittura, no? Comunque in programmi applicativi in cui si lavora con un file solo per volta. Se qualcuno di voi si è mai cimentato nel corso della sua esistenza con questo tipo di programmi, dove il salva non ha più alcun senso perché cos'è che devi salvare che hai aperte 18.000 cose, è il contesto tipico dei programmi che si usano per fare montaggio video, per fare montaggio audio, le digital workstations o i programmi che si usano per fare cartografia, sistemi informativi geografici o sistemi informativi territoriali. Cioè si fa gestire al computer grandi quantità di file, no? E quindi salva, sì, ma salva cosa? Quindi c'è un approccio che va un attimino meditato. Ok, risolto questo problema. Altri problemi, altre domande, altre questioni? Niente, tutto a posto? Avete provato a dare un'occhiata? Comincio io a condividere lo schermo. Avete provato, avete avuto un attimo di tempo per dare un'occhiata al codice che adesso andiamo a guardare, andiamo a studiarci. No. Allora, qual è la logica? Guardiamolo un attimo a rovescio, cioè partendo dal risultato finale, no? A questo punto, se tutto è a posto, io apro il mio file Markdown. Ricordatevi, sto ragionando a rovescio, quindi questo è quello che si fa col prodotto finito. Lo compilo. Vedete che qui il renderer, la parte di compilazione, esegue tutta una serie di operazioni, cioè processa il file R Markdown, trova del testo senza codice R, poi trova un chunk, poi trova dell'altro testo, poi trova, cioè, sta facendo un rendiconto che di solito si ignora, lo si guarda solo se succedono errori e piano piano ci arriviamo, raggiungiamo al 100% della compilazione. È stato tutto compilato e viene preparata. Perché se torniamo nel sorgente, gliel'avevo chiesta io all'inizio, voglio un documento HTML, eccolo qua. Quindi facciamo finta per un attimo, apriamolo nel browser, quindi lascio perdere, abbandono RStudio e passo a Chrome, eccolo qui, e mi guardo questo che è un documento fatto e finito, è tutta la storia della mia analisi. Ragioniamoci assieme, quindi partiamo dal risultato finale, poi andiamo a vedere cosa è successo e come si fa. Allora, a
alcune considerazioni le ho già fatte stamattina, no? Qual è il mio problema? Ho due file CSV e voglio metterli insieme in un unico data frame. Do questi comandi, guardo la struttura, il comando str è noto, è riconosciuto. Notate che questa cosa qui potrei anche risparmiarmi la fatica di farla, però la lascio perché questo notebook l'ho creato apposta, diciamo così, con finalità didattiche, quindi faccio vedere anche dei passaggi che sarebbero superflui, cioè ho guardato dentro nei file e qui vediamo la struttura in colonne, notate qui l'uso del comando head e l'uso di questo strano digrafo, di questo comando fatto da due caratteri, è il comando pipe, è relativamente nuovo perché è comparso nella versione 4 di R. Vuol dire che io prendo un certo comando e ne intercetto l'output, che quindi non mi esce sulla console, e lo ridirigo nell'input di un altro comando. Vi ricordate le canne per innaffiare il giardino con l'attacco a scatto? No? Ecco, questo è il comando più semplice per fare il piping. Nota che qui lo vedo con un certo font, è brutto da vedere, ma quando passeremo alla riga che l'ha creato usando dei font, vi ricordate FireCode, qua lo vedo con la forma giusta. Una specie di... sempre frecce sono, no? Gli autori di R non sanno più come disegnare delle frecce. Funziona così. Quindi, torniamo a seguire il codice come pagina web, no? Quindi qua cosa faccio? Nella prima parte del comando faccio stampare tutto il data frame, sarebbe come scrivere head tra parentesi data 1975, niente di che, sono forme diverse per esprimere lo stesso comando, è quello che con un po' di disprezzo i teorici della programmazione chiamano, ma questo è zucchero sintattico, nel senso che non cambia niente, hai semplicemente scritto un comando in un modo che si presume sia più semplice da leggere. Anche qui andiamo a esaminare struttura e contenuto del secondo data frame e abbandono R e mi rimetto a scrivere. Sembra che abbiamo solamente due colonne, è il ragionamento che abbiamo fatto stamattina. Quindi bisognerebbe sistemare i nomi delle colonne prima di appendere i file l'uno con l'altro. Non solo, ma se ci pensate, manca un pezzo. Ammesso e non concesso che io trovi un modo, lo vedete nelle righe successive, è il comando, è questo qua, rowbind, ammesso e non concesso che io, frugando nei miei cheat sheet, perché si fa così, capisco qual è il comando per appiccicare un data frame a un altro, posto che la struttura colonnaria sia la medesima, se no non si può appiccicare un accidenti, non si appiccicano, non sono fatti uguale, c'è un problema, perché se io riesco ad appiccicare quei due data frame, se ci pensate bene, nota la struttura dei dati, vedete un esempio qui, dove sto muovendo il mouse adesso, mi creo un grosso problema, manca l'informazione relativa all'anno. Quindi, a questo punto la mia strategia per fondere i dati si conclude, e la vedete qui, questo è il codice R, che fa il lavoro che ci serve, ed è metto in ordine i nomi delle colonne, aggiungo a entrambi i data frame, che a questo punto hanno le stesse colonne con lo stesso nome, gli aggiungo una colonna in più con dentro l'anno, che è un'informazione che prima non c'era, e devo assolutamente fare questa cosa prima di fondere i due file, perché se no a questo punto ho mescolato tutto assieme e non si riesce più a tornare indietro, no? Do il comando chiave, che è questo, creo un nuovo data frame, scusatemi se ho questa brutta abitudine, lo chiamo di nuovo dati, e poi, tenendo il bancone pulito, cancello i due vecchi data frame perché non mi servono più. A questo punto della storia ho finito la parte di acquisizione dei dati. Stiamo di nuovo tornando indietro alle basi, a pensare al ciclo di data laundering, no? Ho acquisito i dati, no?
li ho appesi, ho un unico file perché mi serve avere un unico data frame perché mi serve avere un unico data frame. A questo punto l'unica cosa che mi manca da fare è dare un'occhiata ai dati, quindi passiamo alla fase 2, finito il prelavaggio, cominciamo il lavaggio, condiziono i dati. Condizionare i dati vuol dire analizzarli un po' ed esplorarli. Se i miei dati sono, che specie è? Due diverse specie, vi ricordo, lunghezza e larghezza del becco, allora diamo un'occhiata a queste biometrie. Che tipo di distribuzione di frequenza hanno i miei dati? C'è qualche misura sbagliata? C'è qualche dato outlier? Cioè parto con un abbinamento di esplorazione dei dati, perché non li ho mai visti prima, mi sono arrivati 5 minuti fa, li ho appena assemblati, esplorazione dei dati e di conseguenza valutare se i dati vanno bene così o hanno problemi. Qui c'è, oltre ai commenti, una serie di comandi, eccolo qua, ggplot, che mi servono per vedere graficamente i dati. Notate il modo, l'abbiamo già intravisto ieri, con cui si costruisce un grafico in grammatica dei grafici, no? La logica della sommatoria. C'è sempre, qualunque comando ggplot è fatto così, c'è sempre il comando ggplot. Fondamentalmente il package ggplot vi offre due comandi, ggplot e gplot, che è la forma abbreviata. Tutte le altre cose che vi offre il pacchetto sono comandi che devono essere messi dentro a un comando ggplot, perché da soli non funzionano, sono aggettivi. Allora, crea un grafico usando i dati, e di questi dati, vi ricordate il concetto di estetica, no? Chi è l'asse X? Lavoriamo sulla lunghezza del becco, e attenzione, non specifico chi è l'asse Y. Perché? Perché sto ragionando in termini di istogrammi, infatti poco dopo dirò, mi creo la geometria che voglio, cioè quello che ci sta in mezzo nell'area del piano cartesiano in cui viene costruito il grafico, voglio che sia un istogramma, no? Se ci pensate, un istogramma ha solo l'asse X, perché sull'asse Y ci si mettono le frequenze. Infatti già intravedete nel grafico che c'è scritto count, quindi quante volte mi capita quella misura lì, no? Uso quindi nella parte che riguarda l'estetica del grafico altre informazioni che non sono necessariamente chi è, quale colonna intendo determina l'asse X, vi ho già detto, quale colonna determina l'asse Y, nessuna perché è un istogramma, ma per esempio uso una particolare estetica che è fill, cioè quale colonna usi per assegnare il colore al mio grafico, il che vuol dire che verranno separati, verranno fatti più grafici, no? E userò species. Notate come funziona la grammatica dei grafici. Io sto esprimendo le regole con cui la macchina, ggplot in questo caso, mi costruirà il grafico. Se io avessi una specie sola, mi farà un unico istogramma. Avendo due specie, automaticamente vedete qui che mi fa la didascalia, qui è nel lato destro del grafico, andando a prendere i valori, cioè gli epiteti specifici, così come sono dentro in quella colonna. Notate che se voi date alle colonne e ai valori contenuti nelle colonne dei nomi, passatemi il termine, belli da vedere, già scritti in bella copia, il vostro grafico è già pronto per essere pubblicato. Vedete, big.learn ci sta. Se non vi piacciono potete sempre cambiarli. Prego Stefania. Volevo fare richiedere una cosa, però anche un appunto, cioè dal punto di vista estetico, grafico, i grafici che costruisce R sinceramente non sono così belli come per esempio quelli che fa GraphPad o altri software, e la maggior parte delle pubblicazioni, non ti parlo solo di pubblicazioni scientifiche, diciamo accademiche, ma anche lì fuori, non hanno per esempio questa grafica. Banalmente, per esempio, lo sfondo grigio con tutti i quadrettini che vedi, no? Quindi c'è un miglioramento ulteriore che si può fare per questi assolutamente grafici? Sì. Okay. Assolutamente sì. Allora,
e ancor più in ggplot è veramente banale farlo. Poi magari se non riesco a farlo in tempo mi dimentico, ricordami come lo facciamo. Ggplot, se avete capito il meccanismo, funziona con la logica della sommatoria, giusto? Allora io posso preparare prima alcune istruzioni che hanno a che vedere con lo stile, con il look del grafico, perché come giustamente dici tu Stefania, anche l'occhio vuole la sua parte. Tenete conto che in certi casi non è questione che anche l'occhio vuole la sua parte, anche la rivista vuole che il grafico sia fatta così. Non so se mi capiterà mai più in vita mia, sono una di quelle cose che è un po' come farsi segno della croce con il gomito, ma quella volta che insieme a dei colleghi mi è scappato di avere un lavoro accettato su Nature, abbiamo dovuto rifare tutti i grafici, perché Nature, Springer Nature, i grafici li vuole fatti così. Sapete cosa hanno fatto? Ci hanno mandato del codice R. Cioè tu hai i tuoi grafici fatti in ggplot più Nature.style, aperta e chiusa parentesi, e il tuo grafico viene riformatato in quella maniera. Quindi si può. Poi tieni conto che lo stile di base che stiamo vedendo qui non è tanto bello da vedere, ma è bello da è facile da leggere. Come per la tipografia, anche per la produzione di grafici, se ricordo giusto l'anno del 1976 o prima ancora, è il testo di Cleveland sulla fisiologia della percezione dei grafici, perché qualcuno ci si è messo per vedere qual era il modo migliore per presentare in forma grafica i dati a un essere umano. Quindi non ci sono tante cose da improvvisare. Mettere sotto la griglia per poter riuscire a leggere più facilmente i valori sugli assi può avere un senso. Poi, se non ti piace la griglia con le righe bianche su fondo grigio, ti dico che non piace neanche a me, la si può cambiare, no? Quindi ggplot ti presenta le cose con uno stile di base, ma su quello stile potete intervenire come diavolo volete. Addirittura mettere dentro delle immagini come sfondo, potete fare quel cavolo che volete. Anzi, per esperienza, quando vi mettete a fare una cosa del genere, c'è il rischio che state lì anche un paio di giorni a mettere a posto il vostro stile. Io l'ho fatto, vediamo se lo trovo. Ottima domanda. Vediamo se lo trovo, devo andare a frugare da qualche parte. Eccolo qua. Dovrei avere da qualche parte, non lo trovo, un pezzo di codice R che uso come stile. Cioè l'ho messo a posto, sono delle istruzioni, no, non ce l'ho a portata di mano, abbiate pietà. Vediamo se riesco a trovarlo al volo, dovrebbe chiamarsi prea.st.r, ma figurati. Eccolo qua. Questo codice in R, vedete cos'è? Crea una funzione che ho chiamato così, il mio tema, è una funzione che viene creata secondo certe regole, è lunghetto sto script, in cui se intravedete il codice lavoro addirittura su quanto sono lunghi i tick marks degli assi, ma è un programma fatto una volta, fatto per sempre. Quindi per esempio potrei eseguire questo codice, sperando che funzioni, e poi quando faccio il mio grafico faccio più team prea, aperto e chiuso parentesi, mi viene formattato come voglio io. Spero di avere risposto, Stefania. È un indizio, se ci mettiamo a ragionare su questa cosa, stiamo qui per tutta la settimana prossima. No? Sì, no, grazie. Si può fare, e ovviamente non è che me lo sono inventato, è stradocumentato nella manualistica di ggplot. Okay. Notate che sempre con la logica della sommatoria, una volta che ho creato il mio tema che è a colori, ne ho fatto anche le versioni in scala di grigi. Ok, aspetta che abbasso la mano e procediamo. Quindi se non vi piace come R fa i grafici, nessun problema. Anzi, è una cosa che vi consiglio di fare, nel senso che mettetevi lì e
vi create il vostro stile personale. Poi non è mica detto che una volta che avete il lavoro da fare, il paper pubblicato, il libro di testo finito, quello stile lì vada bene. Ma se fate i grafici con ggplot, cambiare stile è semplicemente aggiungere un più e un comando. Non buttate via tutto il lavoro che avete fatto. Immaginatevi cosa vuol dire cambiare il font usato nei grafici con un grafico fatto in Excel. Ore e ore di lavoro manuale. Ecco, questo non succede più se lavorate in R. Quindi, qua creo questo grafico. Notate che oltre a dirgli che voglio colori diversi per valori diversi di specie, e qua siamo ancora nella strutturazione delle estetiche, poi gli dico, comincia la sommatoria, fammi un istogramma e uso il comando facet wrap, cioè io non voglio mettere insieme i dati di tutti gli anni, voglio un grafico a pannelli. Ci sono diversi comandi facet, cioè un grafico sfaccettato. In questo caso voglio che il grafico venga ripetuto su un asse orizzontale e venga rifatto quel grafico lì per ogni valore diverso di anno, che è una colonna che ho dentro nel mio data frame data. Questa in realtà, ebbene sì, lo ammetto, mi sto imbrogliando, questa è grafica a traliccio. Cioè, questo è il modo di lavorare che si usa normalmente con l'altro package R per fare i grafici, la Tice. La Tice lavora così. I grafici sono a loro volta degli stampini che si ripetono per tutte le volte che è necessario si ripetano, minimo una. No? Quindi, se io decido di usare il pacchetto ggplot2 piuttosto che il pacchetto Lattice, alla fine quello che ottengo è la stessa cosa. Cioè, se mi serve la tecnica base, quella che in Lattice è la tecnica base e che in ggplot non lo è, cioè il comando, e prendetemi, lo so che non è scientifico perché vi sto chiedendo un atto di fede, prendete per buona l'affermazione che vi dico che da ex utente di Lattice l'ho abbandonato subito appena è diventato appena il pacchetto ggplot è diventato ggplot 2, cioè la versione 2 che era un attimino più usabile, e se voi fate un grafico a traliccio con Lattice, quello che vedete sullo schermo è ben poco diverso da questa grafica che state vedendo qua. Quindi mi vengono spacchettati i dati per anno e per ogni anno mi vengono fatti due istogrammi diversi per specie. Notate delle cose che sembrano strane se siete abituati a fare voi i grafici a mano anziché applicare delle regole dei grafici. Vedete che l'asse delle Y e l'asse delle X è uguale in tutti i grafici. Quindi potrebbe succedere, come stiamo vedendo in questo grafico, che i dati del 2012 hanno delle frequenze più basse, probabilmente perché nel 2012 hanno catturato meno esemplari. Quindi c'è un pezzo di grafico che è vuoto, ma se ci pensate bene è giusto così, perché l'altezza delle barre, condividendo queste barre lo stesso asse Y, basta un colpo d'occhio per capire che è vero che la lunghezza del becco nelle due specie è diversa, la Geospiza scandens pare che abbia il becco più lungo, se strizzate un po' gli occhi la vedete la gaussiana, la media dell'azzurro della scandens si attesta su valori poco sopra i 14 mm, mentre invece la media della Geospiza fortis è quei 4 mm meno, si attesta attorno ai 10-11. Ci siete? Qui. Addirittura il fatto di obbligarvi ad avere gli assi in comune, poi se non vi piacciono potete sempre dire al comando ggplot fai gli assi come li fa Excel, cioè saturando tutto il grafico, e questa parte qua del 2012 vi diventa alta fin qui, ma non avete più le scale coincidenti. Quindi c'è tutta una serie di accorgimenti assolutamente trasparenti a chi dà il comando per creare il grafico che garantiscono la massima leggibilità. Detto in altri termini, così come non si inventa l'impaginazione di un testo, fateci caso, vi siete mai chiesti perché molti articoli scientifici sono impaginati in quell'orribile maniera su più colonne, quando il foglio è largo quei 21 centimetri, almeno in Europa? La risposta è perché il nostro occhio, quando scorre per leggere le righe di testo, riusciamo a tornare a capo
su una lunghezza di circa 6-8 centimetri, varia da persona a persona, ma il range è quello. Quindi se io facessi una riga lunga 20 centimetri, 99 volte su 100 faccio fatica a riagganciarmi alle righe immediatamente sotto. Questo lo si sa dai tempi di Johannes Gutenberg, no? Quindi c'è tutta una serie di pratiche che, essendo programmate nella tipografia così come nella grafica, ci vengono già propinate, pronte così. Non ci piacciono, le possiamo cambiare. Allora, in questo caso sto esplorando i miei dati, li vedo, vedo che i dati del 2012 sono di meno, non ci posso fare niente, sono dovrei tornare alle Galapagos a catturare altri fringuelli, magari, no? Anche il periodo buono. Vedo che le due specie, tutto sembra come se abbiano medie, lunghezze medie per la lunghezza del becco, eh? Ricordatevi che abbiamo due variabili, lunghezze medie diverse, va bene, però mi piacerebbe vedere un po' meglio questi istogrammi. Se avete un po' di pratica, qui stiamo cominciando a sconfinare dalla manipolazione dati alla statistica, sapete che un istogramma è tanto più dettagliato quanto più viene discretizzato in barre l'asse delle X. Qui ha usato automaticamente R30 divisioni. Ma posso usare un altro tipo di grafico. Cosa faccio? Copio, poi lo vedremo a livello di codice, ho copiato questo comando qui, che è la specifica della base su cui costruire il grafico, ma invece di mettere GeomHistogram ho cambiato tipo di rappresentazione. Gli ho detto di fare un density plot. Più carino, no? Notate che qui le due presunte gaussiane, quella del 1975, le due coppie di gaussiane, e quella del 2012, sono diventate alte uguali. Perché? Vi ho raccontato una bugia prima. No, perché questo altro tipo di grafico è il density plot. Quindi non si ragiona più sul numero di casi, conteggio, ma sulla frequenza, che è tra 0 e 1. Si ragiona in percentuale, no? E notate che saltano fuori delle cose in più facendo un density plot. Tanto per cominciare, si nota la presenza di, in tutti e quattro i casi, di una bimodalità. Cioè, sapete che la gaussiana è un picco solo, no? Che coincide con il valore medio, in teoria, col momento primo della gaussiana. Qua non si vede bene, anche perché dipende da quanti bin, quante barre ho deciso di fare. Siccome il density plot è un grafico continuo e ha anche una certa funzione, questo alfa 0,5 vuol dire lo fai semitrasparente, il canale alfa è quello che gestisce la trasparenza in grafica al computer, quindi vedo per esempio qui dove ho il mouse le zone di sovrapposizione. Nel 2012 la sovrapposizione fra le lunghezze dei becchi nelle due specie è aumentata rispetto a quella che c'era nel campione del 1975. Questo potrebbe dipendere da che tipo di campione ho, eh? Ma potrebbe anche non dipendere dal caso, cioè da che tipo di campione ho, e potrebbe essere che quelle due specie lì sono soggette a una forma di convergenza evolutiva. Quindi sto già facendo dei ragionamenti in termini evoluzionistici, in questo caso, sui miei dati, no? E questi due picchi come li interpretereste? Sono orribili faccende da zoologo biometrista. Potrebbero essere, per esempio, dimorfismo sessuale. O potrebbero dipendere da sempre un dimorfismo che dipende dall'età. I giovani magari hanno dei becchi meno lunghi, le femmine hanno dei becchi più piccoli e così via. Però notate che cambiando il tipo di grafico, cioè cucinando con una ricetta diversa i medesimi ingredienti, che è quel data frame che abbiamo fatto, si vede o non si vede determinate cose. Qui vedo la quantità dei dati, il risposta, se voglio fare il critico, il campione di dati del 2012 è più piccolo del campione del 1975. Invece in questo caso vedo che c'è una sovrapposizione maggiore, che qui non si nota, non è così, c'è se guardate bene, ma non è così evidente, perché è il tipo di rappresentazione, e vedo che c'è
una bimodalità, ma posso usare anche altri modi per rappresentare i dati. Per esempio, se io uso la grafica a traliccio, comando Faced Wrap, no? Così, dicendogli mettili uno a fianco dell'altro, vuol dire che avrò una rappresentazione con le basi delle mie presunte gaussiane strette, ma potrei dirgli di organizzare i dati in un'altra maniera. Ecco, qui con le basi più larghe si apprezza forse un po' meno la bimodalità, ma si nota molto di più la sovrapposizione. Cioè, questi qua sono effetti di distorsione grafica. Se ho notato questa distorsione, il modo migliore per vederlo è fare il grafico il più all'opposto, non stretto e alto, ma largo e basso. Eccoli qui. E notate che ho anche cambiato l'ordine delle cose. Qui erano separati, per i pannelli erano fatti per anno, quindi Faced Wrap Year, invece qua è Faced Wrap Species, e la colorazione era per specie, e invece qui la colorazione è per anno, che ho dovuto convertire in una variabile nominale perché l'anno è un numero intero. Quindi posso fare, abbiamo già visto questa cosa, il giochetto delle funzioni applicate al volo dentro altre funzioni. Guardate un po' cosa succede. Questo tipo di grafico è particolarmente informativo. In tutte e due le specie, a parte il commento che ho messo qui, smettendo di parlare in R e ritornando a scrivere in Markdown, ma una cosa che si vede qui è che nel corso che Fortis ha il becco più corto rispetto a Scandens, ma in tutte e due le specie nel 75 i becchi erano più lunghi. Lo vedete? Tutti questi sono solo dei grafici, per cui le affermazioni che ho fatto, i becchi erano più lunghi, sono dei sospetti. Bisognerebbe chiamare lo statistico e fare un'analisi dati vera e propria, che è quella che facciamo tra un po'. Ripetiamo lo stesso tipo di analisi anche per l'altro parametro, cioè la profondità del becco. E qua semplicemente si tratta di, qua ci abbiamo il permesso di farlo, una programmazione a colpi di copia e incolla, cioè copio il comando che ho fatto prima e cambio, anziché big length ci metterò big depth, stessi grafici. Qua sembra che ci sia una forte sovrapposizione della profondità del becco. Uso l'altro paradigma di rappresentazione con il density plot e anche qui vedo che in una specie, in Geospiza Fortis, gli esemplari odierni hanno dei valori più bassi di profondità del becco, mentre invece è successo il contrario per Geospiza Scandens. Cioè questi becchi si stanno deformando da 75 a oggi. Bene, allora posso fare delle cosette con i miei dati. Facciamole. E capite che qua adesso mi fermo, smetto di usare R e comincio a scrivere in Markdown i miei ragionamenti. È un blocco per gli appunti, è un notebook, no? E quindi ce li scrivo. Abbiamo due specie, voglio metterci le figure delle specie, voglio sapere se c'è una correlazione nelle dimensioni del becco, se c'è, cioè scrivo nel mio blocco, nel mio blocchetto degli appunti, come se fosse il taccuino di carta alla fine, mi scrivo delle domande e vado a fare delle analisi, prima mettendo in grafico e poi, se il sospetto persiste, facendo un'analisi statistica fatta come va fatta, i miei conti. Per esempio, esiste questa variazione che abbiamo visto prima, ci è venuto il sospetto prima, esaminando i dati così da lontano, sulle variazioni nel tempo del becco. Allora, forse il modo migliore non è più usare come grafico quello della distribuzione di frequenza, ma andare già a strizzare l'occhio a un test statistico sulla differenza tra le medie, che potrebbe essere un test di student piuttosto che, in maniera più articolata, un'analisi della varianza, quindi statistica classica del corso del primo anno, no?
si può fare il grafico box and whisker, quello che abbiamo visto ieri, l'altro ieri, nell'analisi dei legumi. È il tipo di grafico più comodo se vado a rappresentare la variazione di una variabile continua e voglio confrontare la variabilità intro gruppi e fra gruppi. Stessa tecnica di costruzione del grafico a pannello, e questo grafico, il box and whisker plot, se non verranno mai raccontato, è costruito apposta per fare da anticamera a un'analisi statistica. Cioè la logica è che se fate un box and whisker plot e le barre di errore nei gruppi non si sovrappongono, come vedete in questo caso nel 1975, questo è un indizio forte che se vado a fare un test statistico sulla differenza tra queste due distribuzioni di frequenza, questa differenza sarà significativa. Cioè, la lunghezza del becco nel 75 tra Fortis e Scandens è diversa, e ciò non è per caso. Un po' meno nel 2012, perché vedete che le barre di errore, sarà brutto il fondo grigio con le righine bianche, ma aiuta molto, le barre di errore qua si toccano appena appena. Nota che questa cosa qui, nel grafico precedente, nei grafici precedenti ce l'avevamo, qua la sovrapposizione, ricordate, la sovrapposizione piccola, quella sovrapposizione grande, no? Sarebbe come vedere questi grafici qui guardandoli dall'alto, no? Facendo il box e whisker plot, guardo la loro proiezione su un piano. Quindi oramai sono partito con l'analisi dati, cerco altre forme di grafico più comode, che è il pacchetto che non mancava, anche perché si usa raramente, almeno io lo uso parecchio quando faccio biometria, che è quello che fa i grafici ad Alveare, a Sciame d'Api. Nel senso che il box and whisker plot maschera un po', perché io non vedo le singole osservazioni. Mi piacerebbe vederle. Ecco qua. Per ogni riga viene creato un punto, e questi puntini vengono un po' sparpagliati in senso orizzontale, perché sennò andrebbero tutti uno sopra l'altro. Quindi vedete per esempio che per quanto riguarda la lunghezza del becco anno 1975 di Geospizza Scandens, io ho il grosso dei dati che è qui vicino alla media. Cioè vedete che ci sono più mode, più valori di picco, poi si possono fare grafici anche più belli dicendo sì, ok, allarga ancora di più questi punti. Questo tipo di grafico viene per, si chiama anche violin plot, volendo, perché si crea anche, si fa disegnare alla macchina una sagoma attorno a questi dati, e serve per percepire dove stanno. Vedete che qua, per esempio, nella Fortis 2012, oltre una certa lunghezza, il campione diventa piccolissimo. La coda di individui che superano gli 11 mm di lunghezza è pochissima. Abbiamo un grosso gruppo di individui che sta attorno ai 10,5 e un grosso gruppo di individui che sta attorno ai 10. Cioè riesco a pescare delle differenze di mezzo millimetro. Stesso processo ripetuto per l'altra variabile. A questo punto penso che la faccenda comincia a diventare noiosa, no? Cioè ho trovato un modo, ho due colonne di misure da analizzare, lo applico paro paro e vedete che qui le differenze sostanzialmente non ci sono. Cioè c'è un'ampia sovrapposizione, addirittura a livello di distanze interquartili. E infatti, vedete che sono molto più magri questi swarm plot, cioè c'è molta meno variabilità. Ok, allora, a questo punto potrei fermarmi, perché finisce qui il notebook, e magari lo stampo o dico al mio collega di andare a guardarselo sul sito web, su RPubs, lo pubblicate su RPubs, vediamo come si fa tra un attimo, con un semplice click da RStudio, per dire, senti, io ho fatto una parte di analisi esplorativa e mi vengono queste domande qua. Quindi qua potrebbe essere, andiamo oltre all'usare R, qua dopo scontato che siate già sufficientemente padroni di R e andate avanti a impostare una vera e propria analisi statistica. Cioè R diventa secondario, diventa quello che deve essere lo strumento di lavoro per andare a rispondere a delle domande di questo tipo. Cioè sto assistendo a un fenomeno di microevoluzione in corso, posso farvi uno spoiler? La risposta è sì. Abbiamo visto un po' il flusso dati. Se ci sono domande, se no andiamo a esaminare cosa c'è dietro le quinte, cioè come si è riusciti a fare questo notebook qua.
Manden? No questions? Tutto chiaro? Allora, l'idea qual è? L'avete già intravista, adesso non ve la faccio vedere come sito web, lo vediamo qua direttamente nel visualizzatore di RStudio, quindi è impaginato in maniera leggermente diversa. Vedete che si alternano pezzi di testo e pezzi di codice e altri riquadri, che in questo caso sono col fondo bianco, in cui è quello che apparirebbe sulla console di R. Anche qui, l'occhio vuole la sua parte, nella parte iniziale del documento, in questa, è possibile spiegare alcune cose. Per esempio, andare a definire diversi temi, diversi stili, hanno dei nomi balordi. A me piace tanto Sandstone, quindi scelgo di applicare un foglio di stile diverso da quello che vedete qui, do ok, non succede niente, ma viene aggiunto qui un comando che potrei scrivere a mano, ma magari è più facile usare un'interfaccia. Dico a R di sferruzzare di nuovo, tenete d'occhio cosa succede qua nel pannello di destra. E c'è un look leggermente diverso. Posso anche fare delle cose un attimino più drammatiche. Questo è uno stile che uso io, che è molto simile allo stile di base. Posso, per esempio, dirgli usa questo stile qui, Cosmo. Cioè, c'è anche un'attenzione all'aspetto estetico dei dati. Potete fare quello che volete. Di nuovo, cambiano colori, cambiano le scritte, cambia il modo con cui le cose sono rappresentate. In questo caso sono piccole differenze. Ve ne faccio vedere alcuni, poi potete stare lì le ore a pasticciare, o, peggio ancora, così come vi ho fatto vedere per i grafici, potete creare il vostro stile personale. Ho visto la mano Lorenzo, un secondo che vediamo cosa viene fuori con quest'ultimo. Okay, vedete che qua i box hanno un altro colore. Se avete un po' di cognizione di causa su come usare i cascading style sheet, cioè il modo per definire forma, colore, font e proporzione degli oggetti per le pagine web, quello è lo strumento. Infatti, se guardate, arrivo, se guardate qui nelle opzioni potete addirittura specificare qua apply CSS file e andate a cercarvi un foglio di stile che vi siete preparati prima. Dovete essere capaci di creare un foglio di stile. Se ne trovano anche liberamente scaricabili dal web, di queste cose qui. Togliamo queste cose. E andiamo alla domanda. La domanda era se a quella stringa scrivo ggplot2 vale anche per ggplot2, ad esempio per fare un normale boxplot. Quale stringa? Quella per fare i grafici? Allora, per fare i grafici... La funzione, ggplot... Cioè se metto ggplot2 la funzione allora, successiva è la stessa? No, stiamo facendo confusione. Ggplot2 è il package. Ok. Ah, ok. Ggplot è il comando. Per capirci. Andiamo un attimo in console e scrivo punto di domanda, è sempre lì, punto di domanda. Ggplot 2. Ggplot 2, questa è la copertina del manuale. Ggplot 2 package. Ggplot 2 crea visualizzazioni eleganti utilizzando la grammatica dei grafici. Se vedete nella pagina di inizio di un pacchetto un simbolo che c'ha dentro quel che c'ha dentro, ma è una piastrella esagonale, è uno dei pacchetti che è certificato per far parte di quel modo di lavorare
che in gergo R si chiama Tidyverse. Ovviamente uno degli autori è sempre lui, Hadley, che ormai è il papà di RR Studio. Quindi questa è la copertina. Se io vado in basso, c'è un link che è all'indice, clicco sull'indice e vedete che ci sono parecchi comandi, più o meno un centinaio di comandi. Questi sono tutti i comandi che vengono offerti dal pacchetto ggplot. Ma in realtà i comandi che fanno qualcosa, scusate, vado avanti, sono questi. Ggplot è l'unico comando che fa qualcosa. Tutti gli altri comandi che avete visto modificano quello che fa il comando ggplot. Funziona così? Quindi se, adesso beh, non avrebbe semplicemente un valore archeologico, ma se voi vi riuscite a installare, dubito che sia possibile perché ormai è deprecato, è obsoleto, non funziona più, la versione precedente di ggplot, vedete qua sto usando ggplot versione 3.4.4, quindi si dovrebbe chiamare ggplot 3 in teoria, no? Il vecchio pacchetto che metteva in piedi, il primo tentativo di mettere in piedi la paradigma della grammatica dei grafici in R, si chiamava ggplot e basta. Forniva una funzione ggplot e vi assicuro, siamo tornati dietro quasi 10 anni nel tempo, per farlo funzionare bisognava dare i calci nel sedere a R. Poi le cose sono migliorate perché trattandosi di software a codice aperto, Hadley Wickham è estremamente bravo, gode di tutta la mia stima, ma è una persona sola e non può fare tutto. Di solito in una giornata sono 24 ore, no? Quindi se quel codice è aperto e arrivano, hanno la possibilità di intervenire su quel codice altre persone che sanno programmare anche loro, nel giro di pochi mesi quel software viene rifatto, funziona meglio, cambiamogli il nome, lo chiamiamo ggplot 2. E questa era un po' la storia di come fare grafici. Domande, curiosità, questioni sulle tecniche che avete visto qui? Tutto a posto? Allora, proviamo a guardare altri esempi di dati, sempre facendo riferimento ai set di dati che vi ho preparato su Google Drive. Potrei metterne altri 2000, però meglio tenerne pochi in cui succedono quante più cose possibile. Adesso fatemi ritornare alla cartella in cui stavano gli esempi che vi ho preparato e prendiamone un altro. Proviamo a vedere, per esempio, lasciando perdere per un attimo magari i notebook, cosa vuol dire usare R in un modo abbastanza intensivo, nel senso, mi hanno accettato un articolo, devo rifare il grafico, quindi c'è tutta una parte di percorso di analisi dati che non vedremo perché è già successo, e mi hanno chiesto di fornirgli un grafico in formato SVG. Perché? Perché quella rivista, accidenti a loro, vuole i grafici in quel caso, in quel formato lì, formato vettoriale editabile. Tanto per capirci qual è il problema, l'abbiamo accennato l'altro giorno, scusatemi, mi faccio lo zoologo, quindi cerco di giocare spudoratamente in casa. Qua abbiamo a che fare con un caso di morfometria geometrica. Questo è il cranio di uno scoiattolo. Qui vedete indicate con delle sigle delle misure che o una volta si prendevano a mano a colpi di calibro a corsoio, oggi un morfometrista le prende lavorando sulla foto. Cioè fate una foto con un elemento che vi dà la barra della scala e
esistono dei pacchetti in R, ma esiste anche il software originale, la suite di software TPS. Magari qualcuno di voi ci ha inciampato e ci ha studiato sopra statistica. Mi riferisco al tomo, che ormai è di qualche decennio fa, ma è sempre valido, di Jim Rolfe, il Socal Rolfe Biometry, che è un affare spesso circa 8 cm, diciamo, da qualche parte nell'armadio. Jim Rolfe, personaggio singolare, ormai quasi 90 anni, sta ancora a New York e ormai gioca solo a golf. Jim Rolfe ha inventato queste tecniche di studio della forma, che sono delle evoluzioni delle tecniche di statistica classica di regressione e analisi della varianza. Oggi pensate che si riesce addirittura a lavorare in tre dimensioni. C'è un gruppo di morfometria, due gruppi in Italia di morfometria molto forti, uno all'Università del Molise, a Isernia, e a Pesche, alla sede di Pesche, e un altro invece che arriva da Milano, ma in realtà sta a Modena, all'Università di Modena e Reggio Emilia. Questa gente prende il cranio e con degli scanner tridimensionali lo ricostruisce, poi non va sulla stampante 3D, ci fa sopra delle statistiche per studiare la forma. Perché il cranio? Perché il cranio è quello che ha la massima variabilità. La forma del cranio, se è vero il paradigma darwiniano, riflette quello che quella specie mangia. Quindi, come diceva Georges Cuvier, datemi una vertebra e vi dirò come era fatto quell'animale. No? Ecco, col cranio è più facile che con le vertebre. Qui che problema abbiamo? Abbiamo il problema di capire che accidenti di specie erano questi scoiattoli. Perché? È ormai successo nel 2007 questa cosa. Nel nord della provincia di Varese hanno trovato degli esemplari di scoiattolo che non c'entra niente né con lo scoiattolo rosso eurasiatico nostro, che è l'unica specie di scoiattolo presente geograficamente parlando in Europa continentale, né tantomeno con le specie note come specie aliene introdotte, cioè i vari Tamiashurus, piuttosto che il congenerico Shurus carolinensis, che è lo scoiattolo grigio americano. Perché queste cose? Perché è uno dei problemi, tant'è vero che nel 2016, in realtà il regolamento del 2014, ci è voluto un po' per attivarlo, in quegli anni lì l'Unione Europea stessa ha emanato un regolamento, quindi una legge comunitaria, regolamento rispetto alla direttiva ha un carattere di urgenza, quindi fate voi i vostri ragionamenti, per farvi capire alcuni di questi scoiattolini nel nord della provincia di Varese hanno rosicchiato più volte i cavi elettrici di una pompa, di un acquedotto, e 3 o 4 comuni sono rimasti senza acqua potabile per settimane. Fanno anche danni, si nutrono di frutta, perché grazie anche a queste analisi abbiamo scoperto quella specie di sciuride tipica del sud-est asiatico che mangia frutta e non nocciole come i nostri. No? Vabbè, qui il problema era: ma che accidenti di bestia è questa? Forti della tecnologia moderna, abbiamo fatto estrarre un campione di DNA e insieme a dei colleghi genetisti che sono più bravi di me a fare queste cose, abbiamo cercato in Gene Bank e non abbiamo trovato niente. Se non avete la sequenza depositata da qualche parte, avere il DNA non vi serve assolutamente a nulla. E allora siamo tornati ai vecchi metodi, cioè alla morfometria geometrica. Abbiamo scoperto che al Museo di Genova, il Museo Storico Naturale di Genova, c'è la più grossa collezione europea di crani di specie diverse di scoiattolo. Abbiamo sacrificato non uno, ma ben 3 studenti che ci hanno fatto la tesi triennale sopra, andando a Genova, nella parte non aperta al pubblico, tutti i musei astronaturali hanno le collezioni di riferimento, a spaccarsi di misure di, a questo punto, esemplari cartellinati presenti in museo. Quindi si sapeva di quale genere e di quale specie fosse il cranio che è stato misurato. Siamo tornati a casa con una certa quantità di fogli elettronici, eccoli qua, e abbiamo fatto tutta una serie di analisi. Attenzione, siamo tornati all'approccio classico R puro, non notebook. Non mi serve qua il notebook, non devo comunicare con nessuno se non con me stesso. Ok? Quindi, rivediamolo velocemente. Un titolo, lavorate sempre con i commenti, documentate il vostro codice. Carichiamo le librerie che ci servono. Notate che qui succede una cosa strana in riga 7. Uso il comando source. Se io vado nella cartella degli scripts, infatti vedo che c'è un altro script
che, se volete, è un modo di ragionare che è lavorare con i package ma in forma embrionale. Questo script qui l'ho aperto, notate che gli ho fatto anche la copertina, prendete sto vizio, se volete vi do anche questi, create dei file di testo che poi quando fate partire un nuovo progetto copiate e incollate, perché scrivete cosa fa il programma, che versione è, cosa fa, quando è stato creato, no, qua c'è scritto 2041, scusate, l'ho creato nel 2014, quindi 10 anni fa oramai, figuratevi, non mi ricordo cosa ho mangiato stamattina a colazione, non so voi, non posso pretendere di ricordarmi cosa ho scritto nel 2014, ma qui c'è tutta una serie di comandi che sono tutte function, così vediamo una volta per sempre come si fa a creare nuovi comandi in R. Se io ho un compito ripetitivo, in questo caso fare determinate elaborazioni su un'analisi delle componenti principali, e non ho voglia di riscriverle ogni volta, allora cosa faccio? Creo un file sorgente, un file di codice separato, nel quale ci metto dei comandi che non fanno assolutamente niente se non, come questo, creare una nuova funzione. Perché? Che è esattamente il lavoro che fa un package, se ci pensate. Quindi io cosa faccio? Devo fare un'analisi delle componenti principali. Per chi non è familiare con lo strumento, attenzione, siamo finiti in pieno nel contesto statistica, giusto, siamo alla fine del corso, preparare i dati serve per farci dell'analisi sopra, no? Allora, nel caso di un ordinamento come l'analisi delle componenti principali, una delle cose che mi serve sapere è sapere quanto bene mi è riuscita la procedura di ordinamento. Nel mio caso specifico, vi ricordo che il problema è capire che specie è quella serie di crani sconosciuta, no? Andando a confrontarla con misure fatte su crani di specie nota. Allora io faccio l'identificazione di uno spazio multivariato, di un piano cartesiano, di un iperpiano, in cui le varie specie stanno il più possibile separate fra di loro, e metterò dentro anche i dati dei miei crani sconosciuti, e a questo punto più andranno vicino alle caratteristiche di una delle specie note, più alta sarà la probabilità che sia di quella specie lì, perché purtroppo in gene bank non c'era nulla. Questo è un po' l'approccio, la strategia di analisi di base, no? Quando però si usa quello strumento che è l'analisi delle componenti principali, serve un determinato tipo di grafico diagnostico che si chiama screeplot, grafico a burrone, grafico a dirupo, che vi fa vedere quanto della varianza presente nei dati viene spiegato dai nuovi assi cartesiani che la mia procedura di ordinamento estrae. Fine della teoria. Vi prendete un bel libro di analisi multivariata e soffrite anche voi su quel tipo di dati. Quindi il grafico che mi salta fuori è, per quello si chiama grafico a burrone, è un grafico a barre dove, se tutto è andato bene, vuol dire che il primo asse nuovo che trovo si porta via, cattura la maggior parte della variabilità presente nei dati, e siccome si è catturata la maggior parte, il secondo asse, che deve essere ortogonale perché sto facendo un nuovo piano cartesiano, ne spiegherà un po' meno, il terzo ne spiegherà un po' meno ancora, diciamo che con 4 o 5 assi nuovi dovreste spiegarvi quasi il 100% della varianza, se no vuol dire che nei miei dati non c'è molta variabilità. Cosa significa questo nel mio caso di riuscire a capire che specie di scoiattolo è? Vuol dire che nelle collezioni museali ho comunque specie diverse, ma andare a misurare il cranio per capire quanto sono diverse, le differenze sono talmente piccole che potrei prendere delle cantonate. Okay? Quindi è molto importante per me fare subito quel tipo di grafico per vedere se poi del resto dell'analisi mi posso fidare o no. Chiaro il framework generale? Andiamo a vedere cosa succede quindi in pratica. Allora, i miei dati li ho in un foglio Excel, questa storia l'abbiamo già vista, no? Poi dovrò applicare delle tecniche di analisi multivariata che non sono presenti di serie in R.
Oggigiorno si usano due package, di nuovo c'è la possibilità di scegliere, o vegan, che non ha niente a che vedere con la dieta priva di fonti proteiche animali, sta per vegetation analysis. Le tecniche di analisi multivariata si usano parecchio se siete o frequentate dei botanici, dei geobotanici, degli ecologi vegetali, si usano parecchio in sintassonomia, cioè nella classificazione delle cenosi vegetali. Si è cominciato con la cluster analysis, ma c'è dentro di tutto. A me piace di più usare un altro pacchetto che è AD4, Analyse d'environnement, l'ha scritto in francese, versione 4. Si usa, questa ci si inciampa quasi sempre, Bill Venables e Brian Ripley sono gli autori, sono due dei padri della statistica applicata moderna, che è il package per fare quasi tutti i tipi di analisi di regressione. Io personalmente non lo uso mai per fare modelli multivariati, uso le funzioni accessorie di massa. E poi chiedo a R di eseguire i comandi che ci sono dentro in quel file separato che abbiamo visto prima, cioè aggiungo dei miei comandi personalizzati. Quindi diciamo che così ho preparato il banco da lavoro. Nota che cosa succede dopo, ho dei commenti. Quei commenti in realtà sono dei siti web. È l'equivalente di materiale e metodi. Cioè io, per mettere a posto i comandi, proviamo a copiare uno di questi link, non lo copio, vado su un browser qualunque, e vado a vedere, scusate, che mi serve un browser che non ho, eccolo qua. Cioè, cosa è successo? Quando io stavo creando questa procedura di analisi, ma mica mi ricorda a memoria tutti i comandi, quindi guardate chi c'è, Iris. Mi sono cercato, fatto un po' di ricerca bibliografica in Google e mi sono trovato questo documento bellissimo che è un eserciziario per fare analisi multivariata. 10 anni fa capite che le mie conoscenze di R non erano quelle che ho adesso, no? Quindi come si fa a fare questo grafico? Come si fa un'analisi dei componenti principali? Questo qua che vi sto facendo vedere col mouse, queste due barre nere sono il famoso scriptlot. Vedete che mi porto via grosso dalla varianza già col primo asse, no? Ok, io voglio applicare quella tecnica, che comandi devo scrivere, come si fa? Mi sono letto sto documento e nel mio codice lo lascio come commento. 10 anni dopo, cioè oggi, prendo questo file e mi chiedo: ma perché ho usato quei comandi? Risposta: torna indietro nel tempo e vatti a leggere quel documento lì, perché è da lì che hai tratto ispirazione. Quindi, se ve l'ho detto fin dall'altro ieri che una delle cose comode è imparare a programmare se stessi, questo mi sembra un buon esempio. Ok, notate, è un codice di 10 anni fa, quindi non c'erano ancora i progetti in RStudio e mi metto al sicuro, oggi non lo farei più, infatti l'ho trasformato in un progetto, questo comando potrei copiarlo, e preparo un'altra parte del bancone. Specifico, vedete che uso più volte file path, no? Siccome io mi sono fatto la mia scaffalatura, memorizzo i nomi di quelle cartelle dentro a dei segnaposto. Quindi se io dovrò dire da qualche parte del mio programma e adesso quel grafico me lo salvi, gli dirò e adesso quel grafico me lo salvi, ma lo chiami con nome della cartella che ho deciso che debba contenere gli output più il nome del file. Cioè posso concedermi il lusso di dimenticare qual è la cartella con i dati. Se guardate come si chiama questa cartella, risultati crani versione 8, quindi vuol dire che ci ho perso le settimane a fare almeno altri 7 tentativi di approcci analitici che non vi faccio vedere per il semplice motivo che mi vergogno, cioè sbaglia tutti, no? Non funzionavano, non veniva fuori quello che mi serviva, sembrava che nei dati ci fosse più rumore che segnale. All'ottavo tentativo ho imbroccato la tecnica di analisi giusta. Perché results cranny versione 8? Perché finché non sono sicuro non butto via i risultati delle versioni precedenti. Quindi io ho congegnato questo codice in modo da poterlo fare correre più volte, semplicemente
qua ci metto, sto cercando di farmi del male in modo creativo, Results Crani versione 9, qua creo una cartella e il mio programma corre e scarica i risultati in una cartella nuova senza andare a toccare, guardate che meraviglia, la mia analisi delle componenti principali fatta prima. Questo è il mio obiettivo, ok? Come ci si arriva? Adesso lo vediamo. Anche qui riconosciamo degli elementi comuni, no? Questo comando non sto più a spiegarvelo. Leggo i dati. Notate che ho lasciato come commenti delle cose che potrebbero servirmi, nel senso che una volta che ho letto i dati posso riscriverli rendendomi indipendente da Excel. Poi ho scoperto che non mi servivano, e anche qui un altro modo di fare importante: se un comando non vi serve, non cancellatelo, mettetegli davanti un commento, un cancelletto, perché così potete permettervi il lusso di cambiare idea. Tutte le variabili presenti nel foglio, se vi ricordate qual è il flusso di analisi dati generale, abbiamo cominciato adesso con il condizionamento dati. Tutte le variabili presenti nel foglio, andiamo a guardarlo, eccolo qua, sono 23 misure. Vedete? Non finisce più. In alcuni casi il cranio mancava della parte dello splancnocranio, cioè delle mandibole, e quindi qua c'è la lunghezza del ramo mandibolare è nulla perché quel cranio è solo il neuro, cioè non c'è la mandibola. Questo potrebbe creare dei problemi, perché vuol dire che magari nel mio caso, ecco, vedete, note, non c'è la mandibola. Da dove? Museo Andrea Doria di Genova, così via. Sono tutte queste misure. Qua addirittura con il riferimento se in collezione c'era anche la pelle, perché e poi è saltato fuori che quella specie lì è lo scoiattolo di Pallas, detto anche scoiattolo dal ventre rosso. Credeteci, ce ne avessimo avuto in mano uno che ci aveva il ventre rosso, tutti la pancia bianca, quindi anche essendo specie derivanti dal commercio di animali, potete immaginarvi quanti colli di bottiglie genetici ci siano rispetto al wild type che sta nel sud della Cina e in Indonesia, no? Non c'entrano più niente, sono completamente diversi. Quindi anche qui cercare di mettere insieme tutte le informazioni possibili per andare a vedere se c'era qualche pelle con il ventre rosso di cui ci fosse in collezione in un altro cassetto anche il cranio, un lavoro da Sherlock Holmes. Quindi decido che non mi servono tutte queste variabili, me ne servono solo alcune. Per esempio, vedete che le ho divise, no? Neurocranio, splancnocranio. Qui sto creando dei vettori di caratteri che per un puro caso, in realtà no, per mia espressa volontà, ma il computer non lo sa, rappresentano dei nomi di colonna. Quindi io posso usarli, per esempio, per fare del filtraggio. Vi ricordate le tecniche di slicing che abbiamo visto stamattina? Ecco, qua le vedete al lavoro in maniera abbastanza pesante. Qualcuno di voi prova a decifrare questa cosa? Riga 40. Sì, lo so, sta diventando difficile. Per forza, siamo alla terza giornata di corso, crash course in R. Qualcuno ci prova? Tirate fuori le vostre matite colorate, analisi logica. Vorrei mettere dei premi in palio. Proviamo insieme. Allora, prima cosa da fare quando vedete un costrutto ostico in R. Prego, Lorenzo. Cos'è? Si paragonano le specie conosciute a quelle non conosciute, cioè si toglie... Si cerca di creare un filtro che elimina le specie conosciute dalle non conosciute. È un filtro. Perché mi dici che è un filtro? Perché c'è il nome del data frame principale con le quadre e con scritto dentro un romanzo incomprensibile, adesso lo decifriamo,
dentro alle quadre. Quindi quella roba lì, qualunque cosa sia, c'ha la faccia di un filtro. Giusto? Oh, c'è anche la virgola dentro le quadre. È un po' un problema trovare l'ago nel pagliaio. Eccola qua, la vedete che c'è? Quindi posso già capire che questo non è un filtro qualsiasi. Sono due filtri che lavorano simultaneamente. Beh, avrei potuto scriverlo in due righe. Poi segnatevi questo modo di lavorare e tenetelo presente come sintomo, come elemento diagnostico. Quando comincerete, e prima o poi succederà, magari già stasera, quando comincerete a cercare di scrivere dei comandi R che facciano tutto in un'unica riga, benvenuti a casa, perché state andando a caccia del cosiddetto one-liner, il comando che fa tutto in un colpo solo. Qua io devo filtrare i dati. Se ci pensate, in un data frame potete escludere delle righe, ma potete anche buttare via delle colonne che non vi servono. Beh, qua sto facendo tutte e due le cose assieme. Perché? Perché mi va. Perché posso. Perché quando faccio slicing ho le mie belle quadre, ho la virgola in mezzo e ho la possibilità, e quindi perché no, di scrivere sia qualcosa che riguarda le colonne, sia qualcosa che riguarda le righe. Da un punto di vista teorico la cosa è fattibile, l'algebra delle relazioni mi dice che esistono due operazioni che possono lavorare simultaneamente, perché non interferiscono fra di loro. Una è la proiezione, cioè la selezione delle colonne, e la proiezione sostanzialmente è o quella colonna la prendi o quella colonna la butti. Quindi ci scrivi i nomi, e infatti qui guardate cosa ho scritto, vedete che sono a destra della virgola? Quindi sto ragionando in termini di colonne. Creo un vettore che è la colonna spe, che sarà quella con dentro il nome della specie, e tutta la collezione delle variabili relative al neurocranio, cioè tutta questa faccenda qua. Notate che se io voglio aggiungere o togliere delle misure, non intervengo qui. Intervengo qui. Di nuovo, la tecnica di programmazione parametrica che abbiamo visto fin dall'altro ieri per cose stupide come evitare di scrivere più volte il nome di un file. Okay? Usate sempre la logica delle variabili segnaposto, è comodissima. Quindi, vuol dire che io, guardiamo data come è fatto, vuol dire che io butterò via un sacco di variabili, per esempio ID skin, cioè il numero di collezione della pelle, la località dove è stato raccolto il cranio, che non c'è quasi mai, vedete? Not available, not valore nullo, valore nullo, valore nullo, e mi tengo solo il set di dati. Attenzione, perché questo filtro non rovina il data frame principale. A sinistra della freccina c'è un nuovo data frame. Tanto non è che devo pagare dei soldi a R se creo più matrici di dati nel corso della mia procedura di analisi, a differenza di quello che fa qualunque altro programma di statistica, no? Vedete che sono passato da 212 a 204 osservazioni, ne ho buttate via un po', no? Cosa faccio alle righe? Questo è un po' difficile da decifrare. Allora, facciamo qua anche qua l'analisi logica. Tutto quello, qualunque cosa sia, dando per scontato che la cosa ha un senso e sono io che sto diventando pazzo a cercare di capire qual è, quella roba lì che ho evidenziato è compresa tra la quadra aperta e la virgola, quindi è un filtro di riga, per forza, deve esserlo. Allora, chi è che ci prova? Tutta una serie di sostituzioni, vuol dire che c'è da guardare cosa c'è dentro nella colonna SPE. Quello che c'è dentro nella colonna SPE deve essere contenuto, questa cosa brutta, imparate a leggerla in un modo comodo, non per cento in per cento, ma within. Allora, a questo punto diventa tutto chiaro. Vuol dire che io faccio abboccare, aggancio, tutte e sole le righe dove
il valore della colonna SPE è contenuto, è uno dei valori possibili contenuti nella variabile unknown species. Ah, grazie, piacere, ma unknown species a sua volta chi è? Se io lo seleziono, mi si accende, non so se avete notato, se io lo seleziono, adesso è spento, quando seleziono tutto, eccolo che arriva anche a voi, mi si accende un rettangolo intorno a non species, cioè mi aiuta lui, l'editor di RStudio, a vedere dove è scritta quella trova. Questa variabile qui, nella riga 40, la sto usando perché è già stata creata, se no il programma mi dà errore. Ed è stata creata nella riga 32. Quindi in questo caso non datemi dell'idiota, perché vuol dire che al posto della specie c'è scritto SP. Però avrei potuto escludere altri modi per dire che io so solo il genere di quel cranio. Quindi prendo solamente i dati di specie non nota, che è esattamente il contrario di quello che mi serve, se pensate. Infatti ci ho messo un bel punto esclamativo che si legge NOT. Quindi vuol dire che io prendo dai dati originali solo le colonne con le misure del neurocranio, facile, e le prendo solo per le righe dove non c'è scritto SP, perché non mi serve a niente, no? Perché ho bisogno di lavorare con dati di specie nota. Quelli che ho scritto SP evidentemente sono i miei campioni che voglio classificare. Ci siamo fin qui? E poi a questo punto, anche qui, possiamo andarci abbastanza velocemente, perché sono semplicemente dettagli che discendono dalla teoria. Problema, quando si fa un'analisi multivariata, io non posso avere dei buchi dentro nella mia matrice. Andiamo a guardare, vedete? Si chiama matrice sparsa. Cioè, se io devo costruire un'analisi delle componenti principali, questa riga qui, la numero 1, siccome ha manca la misura della lunghezza dell'arcata zigomatica, è una misura sola, ma non è un set di dati completo, e quindi non la posso usare, buttare via. Capite che se io ho perso, i miei studenti hanno perso ore e ore a misurare sti crani, poverini, al Museo di Genova, io non voglio buttare via tutte queste misure, anche perché guardate che a colpi DNA, cioè non se ne salva una di riga. Come si fa? Si torna alla teoria. Nel caso specifico dell'analisi multivariata si usano delle tecniche che se mancano una o due misure sulle 10 che ho, il dato è ancora usabile. Qua dove c'è il dato nullo si mette un tappo metaforico che non mi rovina, non mi altera, non mi introduce artefatti nell'analisi, cioè la media della colonna. E allora ecco che io qua creo una funzione, è un comando che in R non c'è, ve lo so scritto io, è un comando di una riga, l'ho chiamato padmin, ed è un comando che prende una colonna, calcola la media e poi nella stessa colonna va a cercare le caselle dove non c'è nulla e ci mette dentro a copia e incolla la media. Cominciate a capire, al di là poi dei dettagli dei comandi, quelli li trovate nell'help, qual è il modo di ragionare che ci sta dietro. Cioè mi costruisco il mio sistema di analisi personalizzato, passo passo. E quindi a questo punto provo, qua sto facendo tutte operazioni di pulizia dei dati, se non stiamo qua a guardare, sono tutte operazioni di slicing. E qua finalmente uso il comando che mi serve, che è il comando print comp, quello che fa l'analisi con le principali. Creo, ve lo ricordate questo comando? Lo script plot, per vedere cosa è successo. Adesso quando ce l'ho, vorrei far girare tutto il programma. Vado a guardare. Per esempio, voglio sapere quanta varianza è stata spiegata. Non lo vedo come grafico. Sì, posso anche vederlo come grafico, eccolo qua. Ma no. Cos'è successo? Chi è che mi aiuta? Ho dato un comando che fa un grafico e error in ggplot. Could not find function ggplot.
visto una mano alzata al volo, Michael, volevi rispondere o avevi una domanda? No, no, per rispondere, esatto, non è stata caricata la libreria di il pacchetto. Ottimo, di... ottimo. Cioè, non trovo questa funzione, è per forza. Se volete essere sicuri, cliccate sull'environment, ggpot non ci sta mica qua. Quindi, torno un attimino su. E infatti, qua non è neanche caricato, vabbè, chi se ne frega. Library. ggplot2, eh? Ok. Allora, torniamo dove eravamo. Facciamo questo screenplot. È andata benissimo. Vedete che col primo asse, primo e secondo asse, spiegano quasi l'80% della variabilità nei dati. Ok? E se volete vederlo in formato numerico, è qua. Ok? Faccio... dunque, con il primo asse spiego al 69,5%, col 60 salgo al 90%, col terzo al 97%, col quarto l'ho spiegata tutta. Quindi è un'analisi delle componenti principali che è riuscita bene. Mi posso fidare. Allora, a questo punto, avete visto come ho fatto a tirare fuori questa matrice? Summary. Perché summary di cosa? Chi è questo oggetto qui? Non lo so, chiediamolo a R. Vi ricordate il polimorfismo? L'S-padded princomp è un oggetto di tipo analisi delle componenti principali. Ho paura che se ci metto dentro le mani facciamo così, se ci metto dentro le mani in questo oggetto mi perdo. E ci metto dentro le mani e chiedo a R di farmi vedere la struttura. Lo vedete cosa è uscito sullo schermo? Guarda un po' chi si vede. Quello che vi ho raccontato stamattina è vero. Il risultato di un'analisi delle componenti principali è un oggetto di una classe sua particolare che in realtà però è una lista. Il primo elemento è la direzione standard, il secondo sono i pesi degli assi canonici, il terzo sono i centri. Il quarto sono i parametri di scalatura, cioè se avete un minimo di contezza sull'analisi multivariata è un contenitore con più ripiani che c'ha dentro tutto quello che qualunque testo di analisi multivariata vi dice che ci deve essere. Perché è organizzato così come lista? Perché è un oggetto princomp, è un oggetto nuovo e avrà summary.princomp, che per esempio, come vedete qui, vi fa vedere la cosa più importante, cioè quanta varianza spiega la mia analisi delle componenti principali. Quindi state vedendo tutte quelle cose che abbiamo esaminato da un punto di vista teorico succedere in pratica. Voglio fare il, arrivo Stefania, voglio fare il, la classica rappresentazione multivariata, posso fare un bplot. Notare che il comando ggbplot non c'è in ggplot, ho dovuto caricare dei pacchetti addizionali e via così. Prego Stefania. Volevo chiedere, fare una domanda riguardo a quando hai cercato di filtrare dei dati che non erano numerici. Le righe sopra, sì. Esatto, NaN o... Immagina che nel tuo dataset tu abbia diversi non numeri, cioè no, NaN o altre, diciamo codici o anche dei nomi, ciao monte eccetera. No, sono casi diversi, Se ho dentro delle variabili fuori tipo ciao eccetera eccetera, lì la si risolve in condizionamento dati, devono diventare dei nulli oppure Devo capire, tornando indietro alla fase di importazione dati, dove è successo il pasticcio. Ok allora mi hai risposto, grazie. Perché cioè se mi aspetto che quella colonna sono misure, se qualcuno ha scritto ciao, no, c'è qualcosa che non va, c'è così di storia. Sto sempre pensando a quando si analizzano i geni, che a volte ci sono dei codici che vanno all'interno là. Esatto. Prima, no? Cioè, il paradigma della lavatrice funziona perché mi ha salvato la vita tutte le volte. Tu prima fai tutto quello che va fatto per portare in R i dati così come erano sul disco. Ok? Mm-hmm. Però a questo punto tu semplicemente sei riuscito ad aprire con un apriscatole la lattina, no? Di Excel o
che ti ha prodotto il tuo sequenziatore. A questo punto il problema non è più il contenitore, è il contenuto. E quindi acquisiti i dati, magari sono più file, devi giuntarli, eccetera, eccetera, ma acquisiti i dati, a questo punto il problema diventa: ma quanto buoni sono quei dati? E allora lì si comincia a guardare i tipi di colonna, si fanno, soprattutto se sono grandi quantità di dati, fai i 5 numeri, no? Massimo, minimo, media, deviazione standard e numero di casi, per vedere se hai dei dati outlier, fai un po' di cioè, se non riesci neanche a fare il grafico, vuol dire che quelli non sono numeri, li hai interpretati come carattere. Perché li hai interpretati come carattere? Perché le prime tre righe che ha letto avevano dentro degli errori, dei ciao, che gli ha fatto, l'ha condizionato R a capire che tutto era carattere anziché numero. Ci siamo? Ok, il secondo commento che volevo fare, quando tu hai detto che hai sostituito, diciamo, per non perdere i dati, media. Ecco, però lo fai solo nel caso in cui ci siano pochi not a number, anche perché così alteri il sample size? No, non è questione che altero lo sample size rimane quello che è, quindi quel numero di righe che ho, no? Mi ricordo neanche più, io 212, no, 204, no? Rimangono 204 record, non ne aggiungo e non ne tolgo, sempre sette è quello. Il problema è più grave, nel senso che metti che su quelle 204 righe, in una certa colonna, ce ne ho una, è un caso limite, qua l'analisi non la farei, mi fermerei e andrei a fare altro nella mia vita, metti che ho solo 4 righe per quella misura lì e le altre 200 sono tutte nullo, e quella misura lì la escludo dall'analisi, ok? Perché? Perché io potrei metterci dentro, da un punto di vista teorico, la media, però capisci che quelli sono 200 volte lo stesso numero e 4 che cambiano. Quindi di varianza da catturare non ce n'è, ma perché non ce n'è mai stata. Quindi escludo quella colonna perché ha un certo numero di casi che non funzionano. Questo lo si riesce a fare, ma in maniera molto radicale, cattiva, in R, perché c'è un comando che è complete.cases. Che avete già capito cosa fa, gli date in pasto un data frame e vi butta via tutte le righe che non sono complete, cioè basta che abbiamo dentro in una sola colonna un nullo. Questo qua non lo faccio perché l'ho fatto quando abbiamo acquisito i dati, qua siamo all'ottavo tentativo, l'avevo già fatto fin dal primo, quindi altro che 200 osservazioni, erano quasi il doppio, però questo cranio è un po' rovinato, qua la misura è venuta male, qua non si vedono bene i denti, quindi non c'hai i punti di repere per fare la misura, o succede tutti i giorni. Attenzione, il fatto di metterci dove ha senso metterli, cioè se ho pochi mancanti, dei tappi, fare padding, è una tecnica statistica che in molti casi sconcerta un po'. Esistono una letteratura mica da ridere, sono dei tomi di 400 pagine su quelle che si chiamano tecniche di imputazione. Si usano, qua è raro, in biometria è abbastanza raro, cioè se non hai preso la misura butta via oppure te la riprendi, perché è un dato che è facile da ottenere. Ma per esempio in analisi delle serie temporali, il dataset sulle macchie solari, no? A meno che qualche collega fisico non si dia da fare e inventi sta benedetta macchina del tempo, non posso mica tornare indietro al 1917 a misurare, a controllare quante erano le macchie solari, no? Quindi quel buco che ho nei dati o me lo tengo o trovo un modo per metterci dello stucco e tapparlo, no? Quindi esistono fior di tecniche di imputazione sia nell'analisi di serie temporali sia nell'analisi di contingenza, nell'analisi dei dati tabulari. Per esempio molta gente non ti ha risposto a quella particolare combinazione lì per strato di campione di intervistati e tipo di domanda, per il semplice fatto che quella domanda lì è una domanda molto personale, imbarazzante. Provate a iscrivervi adesso a Facebook e andare a specificare di che sesso siete, viene fuori una tendina con 30 valori. Quando Facebook l'hanno inventato c'era maschio e femmina, non te lo voglio dire. Okay? Quindi il problema era già percepito. Allora, lì esistono delle tecniche di imputazione che addirittura vanno a calcolare su delle basi oggettive quale possa essere un valore stimato che ha un senso. Per darvi l'idea, se voi avete una serie di dati che si dipanano nel tempo, quei dati hanno un trend. Quindi se
ho un po' di misure prima del buco e un po' di misure dopo il buco, posso usare delle tecniche, passatemi il termine, di rammendo invisibile, nel senso che al netto del buco io posso capire se con i dati che ho prima e con i dati che ho dopo il trend era in salita o il trend era in discesa. A volte basta una banale regressione lineare, quindi si riescono a fare queste cose, ci sono dei pacchetti specializzati per farlo. Nel caso della multivariata quello che si fa solitamente è mettere un tappo neutro che è la media dei dati, se non ne metto troppe, diciamo che rule of thumb empiricamente, se non sono più del 25% dei dati, a questo punto vuol dire che ho dentro la stessa misura e quella colonna lì di varianza non ce ne ha, ma perché mancano le misure. Spero di aver risposto, Stefania. Altre domande? Boh, nessun dubbio. Poi, questo script magari lavorateci su e ragionateci, perché esaminare il singolo, cioè, il singolo comando non ha molto senso, no? Adesso vediamo se riusciamo a fare il grafico. Scusate, mi è scappato il mouse. Eccolo qua. Questo qua, riga 97, è il comando che fa il grafico. È talmente lungo che non mi ci sta neanche in una schermata, no? Notate che questo non è un comando, anche se comincia con GG, non è un comando base di ggplot. Imparate, vedete? Comando ggbplot viene offerto dal pacchetto, che fantasia, ggbplot. Non ce l'avete? Ve lo dovete installare, ma anche ggplot ve lo dovete installare. Ed è un modo per fare il classico bplot dell'analisi delle componenti principali, ma in salsa ggplot2. E qua vedete la grammatica, che è parecchio, cioè avete parecchie opzioni. Qua entriamo proprio nei dettagli dell'analisi multivariata, che mi servite vivi e vegeti, ve li risparmio, se volete ve li potete leggere. Quindi io do questo comando, guardate come l'ho usato, perché negli altri comandi che abbiamo visto prima, nel caso dei fringuelli di Darwin, ma anche nel caso dei legumi, se vi ricordate, la riga di comando mica ce l'aveva la freccina. Faccio il grafico e tanti saluti, giusto? E invece qua guardate cosa succede. Cioè io faccio il grafico e non lo vedo. Cioè il grafico che faccio lo immagazzino in un oggetto che per comodità ho chiamato BPL, bplot. No? Eccolo qua. Vedete? E scusate, sono monotono, ma un oggetto di tipo grafico è una lista di 9 elementi, i dati per costruire il grafico, i layer, perché un grafico in grammatica dei grafici è fatto di strati, come se fosse fatto con dei fogli trasparenti di acetato, se qualcuno ha avuto la sfortuna prima dell'avvento di PowerPoint e dei videoproiettori di far lezione con la lavagna luminosa, andando in giro con 10 kg di roba, perché voi avete lo sfondo, poi sullo sfondo ci mettete gli assi e sono altri tre, perché uno è l'asse X e uno è l'asse Y, tre con lo sfondo. Poi se dovete disegnarci, che so io, due curve, pensate all'esempio che abbiamo visto prima dei fringuelli, no? La distribuzione di una specie, la distribuzione sono altri due, e qua sono dentro tutti. Quindi voi avete un altro caso, è l'ennesima volta, sto cominciando ad avere la nausea, di un oggetto di tipo lista che viene usato come contenitore, sto facendo scorrere i nomi molto velocemente, parecchio articolato di tutti gli elementi che nel loro insieme costituiscono un grafico. Ma come lo, perché ho saldato il grafico da qualche parte? Cosa succede in R se io dalla console chiamo per nome un oggetto? Ve lo ricordate? Cioè, R si basa su pochi concetti che sono sempre quelli. Quell'oggetto mostra se stesso. Quindi se io scrivo BPL, che è il nome di un grafico, ci siamo? Cioè, ci sono pochi modi per fare le cose in R che vengono automaticamente declinati da R stesso, di nuovo, polimorfismo. Se quell'oggetto fosse un data frame, far vedere se stesso vuol dire riempire di numeri la console.
Se quell'oggetto è un grafico, far vedere se stesso vuol dire che il grafico si disegna. Ok? Perché l'ho fatto così? Perché, guardate cosa fa il comando dopo, è una tecnica che abbiamo già stravisto, eh? Torniamo indietro all'esempio dei legumi. Chi è che me la decifra? Salva il grafico in formato PNG all'interno della cartella e quella della versione 8 e poi chiaramente se vengono rifatte le analisi si può salvare anche nelle versioni successive. Notate la tecnica, nel caso dei legumi il costrutto, ve lo rifaccio al volo, il costrutto era, aiuto, era così. Giusto? Apro il dispositivo grafico, creo il grafico che va a sporcare il file che ho aperto, chiudo il dispositivo grafico. Qui invece ho fatto una cosa diversa, nel senso che creo il grafico e lo salvo, cioè non si vede nulla. Si vede nell'environment qua che compare un nuovo oggetto. Fine, punto. Perché? Ricordatevi come abbiamo cominciato mercoledì, no? Perché un processo analitico in R è fatto di passaggi successivi basati su prodotti intermedi. Evidentemente, nella logica di analisi dati, nella strategia di analisi dati che ho messo in piedi qui, su quel grafico poi ci lavoro. Giusto? Ci devo lavorare. Perché? Perché sono finito. Guardate come si chiama lo script. Cani V8 paper figure, cioè questa roba qui, sto macchinario di qualche centinaio di righe, mi prepara la figura numero 3 di un articolo, figuratevi le altre, no? Perché? Perché l'articolo, grazie a Dio, è stato accettato, ma quella rivista lì vuole che il grafico sia fatto in una certa maniera. Accidenti a loro. E allora recupero tutti i dati, mi creo un grafico, che è quello che vedete qui, che è solo la materia base su cui poi andiamo a cambiare delle cose. Non c'è niente di diverso da come avrei potuto rifarlo a mano lavorando in Excel o con qualunque altro, che so, MicroCal Origin, per citarne uno che ho smesso di usare da un po', ma quel lavoro di adattamento del grafico lo devo fare per forza a colpi di mouse. Qua invece lo faccio con un programma. Quindi, se devo mettere a posto qualcosa, basta rieseguire il programma, non devo mai rifare tutto da capo, sempre la stessa logica. Infatti qui guardate cosa faccio, chiamo, e questa è una cosa strana, c'è un comando che chiama una libreria nella riga 102, non è un bel mestiere, però funziona. Quindi sto chiamando all'ultimo una libreria che è sorella di ggplot, è ggthemes. Si parlava prima, no? Ma se voglio fare un grafico con uno stile diverso da questo, che è particolarmente orribile, carichi ggthemes e guardate qui. Cosa succede? BPL è il mio grafico. BPL mi stampa il mio grafico. BPL più questo è un altro stile, si chiama Excel New, o se volete Excel vecchio, sembra una fatta in Excel, piuttosto che questo è lo stile orribile, non è adatto a questo grafico, ma questo è lo stile con cui vengono fatti i grafici su The Economist, la rivista, cioè Sole 24 Ore, versione americana. Capite che avete una capacità, questi qua sono stili preconfezionati, Sono il pacchetto ggthemes vi fornisce, cioè non so quanti stili. Per esempio, se qualcuno di voi ha mai usato Stata, che era il programma di statistica che usavo prima di andare su RStudio, questo è il modo con cui i grafici ve li fa Stata. Gli stessi colori, gli stessi font. C'è del lavoro dentro,
non vi piacciono questi stili, ma vi fate il vostro. Allora, in questo caso io ho usato un tema preconfezionato, perché sì, ebbene sì, lo ammetto, sono stato lì a guardarmeli tutti, perché ci vuole secondi a guardarli tutti, eh? Perché la logica era, siccome la rivista mi ha chiesto che il grafico lo vuole così, e mi hanno fatto un esempio di forme e colori di un grafico di un altro articolo, non mio, allora io ho detto, aspetta un po', per fare il minor numero di modifiche, cosa faccio? Vado a chiamare uno degli stili, non so ancora quale, preconfezionati, offerti da Gigi Teams, che sia il più simile. Così cambio meno cose, non sto lì a rifarmi lo stile da capo, se no sono passati 10 anni, ero ancora qui. E ho scoperto che lo stile che mi serviva è quello che si chiama Few. Eccolo qua, uno stile minimalista. Visto che è sparito il pannello grigio dietro? Però non era ancora a posto, perché ho dovuto mettere a posto, e qua si ricomincia con la logica della sommatoria, no? Più alcuni colori, voglio che i colori, vedete che qua mi ha fatto, sono molte le specie, Calloschurus pigagrus, Calloschurus prevosti, Calloschurus finlaysoni, Calloschurus eritreus, non me li ricordo neanche tutti a memoria, scoiattoli, probabilmente del genere Calloschurus che arrivano dal Belgio, scoiattoli, probabilmente del genere Calloschurus che arrivano da quei bastardi dei miei colleghi francesi che hanno avuto un'invasione di Calloschurus in un'area di studio che si chiama Cap d'Antibes, bello andarci a lavorare, mentre invece noi eravamo nel triste nord della provincia di Varese al confine con la Svizzera, cioè il campione Ita, no? Allora, voglio dare dei colori diversi. Avete visto cosa succede? Addirittura ho fatto in modo che, pensate che livello di controllo fine c'è, alcune delle lettere diventano in grassetto, perché queste lettere in grassetto le ho messe, fatemi ingrandire, le ho messe qui dentro nel plot, vedete? CCCHHH, perché? È un modo orribile di lavorare, ma se qualcuno di voi è daltonico, i punti li vede comunque, a prescindere dal colore. Quindi tutte le H sono questa specie, tutte le Y sono in azzurro, eccone qua una, il Calloschurus pigagrus. Capite che lavoro c'è dietro a questa costruzione di un grafico? Non solo, ma a questo punto gli assi non mi piacciono così. E vado avanti, aggiungo un'altra opzione alla mia sommatoria, che è parecchio lunga, e mi cambia la vestizione degli assi, così sembra che sia cambiata in peggio. In realtà non è vero, perché, vedete, questa è una cosa tipica, è una delle cose, se qualcuno di voi si è collegato prima che cominciasse la lezione, avrà visto che stavo ancora trasmettendo con lo schermo e stavo impaginando un articolo scientifico, faccio anche editing. Per articoli scientifici l'errore più frequente è che voi mi create i grafici con delle scritte, con delle etichette sugli assi, che una volta che il grafico viene impaginato ci vuole il microscopio binoculare per leggerle. Quindi questo grafico sembra sbagliato, in realtà è corretto, cioè ha le scritte degli assi molto più grandi di quello che serve, perché una volta che viene impaginato viene quasi sempre ridotto. Quindi le ellissi del grafico si leggeranno comunque, e gli assi diventano grossi normale, no? Anche qui la leggenda del grafico andava rifatta, va bene, la rifacciamo, cercando di cambiare i parametri. Tutte queste cose che ho scritto, ovviamente, non è che le so a memoria, me le sono scritte con appiccicato sul muro il cheat sheet di ggplot2 e di ggteams. Anche qui, se vedete, ho cambiato il font e ho ingrandito, eccolo qua, e ho ingrandito il mio grafico. Vedete che la leggenda addirittura si è accatastata un po', no? Cioè, non è bello da vedere questo grafico. È vero, non è bello da vedere, ma tutto è stato fatto tenendo conto che questo grafico, se avete visto cosa faccio quando clicco su zoom, vedete che il mio grafico è fatto da elementi mobili che si danno fastidio fra di loro a seconda di quanto grossa è la finestra. Questo è il trucco. Perché io questo grafico lo devo scrivere in un file PostScript
che mi crea un'immagine quadrata di 6 pollici e mezzo per 6 pollici e mezzo. Quindi, insomma, sto qua a fare il file, eccolo qua, questo qui, vedete quanto è grosso, non ci sta neanche nella schermata, cioè è enorme, ci vorrebbe un foglio A3 per stamparlo, ma la tipografia di quella rivista me l'ha chiesto così, e vi giuro che se trovate l'articolo andate a guardare il grafico, è anche bello da vedere. Idem, altro modo, qua me l'hanno chiesto in scala di grigi, quindi è tutto quello che ho fatto prima, tutto quello che ho fatto prima, con però quest'unico comando cambiato, scale color gray, cioè me lo fai in bianco e nero. Fine dell'analisi di questo codice qua. Come vi sentite? Mal di testa? Non troppo male. Ok, bene. Okay. Stiamo arrivando, faccio apposta, la strada è sempre più in salita, no? Giusto. Se no saremmo fermi a R base. Allora, come da copione abbiamo circa un'oretta residua. Vi faccio la seguente proposta, che oramai è diventata quasi una tradizione, la faccio sempre. Funziona meglio nei casi in cui questo corso lo si fa in presenza, ma Gabriella e Alta Formazione in Subria hanno scoperto, numeri alla mano mi hanno convinto, che c'è una maggiore rispondenza se il corso lo facciamo online, perché lo fate senza muovervi da casa, no? Piuttosto che prenotare 2 notti in albergo in un posto orribile come Busto Arsizio, provincia di Varese. No, scherzo, non è poi così brutto come città Busto. Ma essendo io residente a Varese devo parlare male del vicino di casa. Allora, la proposta che vi faccio è, in realtà sono due, la prima è di concederci una meritata pausa almeno fino all'ora di merenda e di utilizzare l'ultima ora, se siete d'accordo, per un po' di question time, cioè per magari affrontare nei limiti di tempo che ci abbiamo, perché mi rendo conto per primo che un'ora è appena sufficiente per dare un po' di spunti a qualcuno di voi, non a tutti, ma per affrontare alcune delle problematiche di analisi che avete incontrato. Se no, vado avanti a colpi di analisi di codici, che poi vi metterò tutti su Google Drive. Siete d'accordo? Sì. Okay. Ok, allora facciamo così. Ormai sono quasi le 4, vabbè, 4 e 5, 4 e 10, il tempo di prendere un caffè, meno male che 6 anni fa ho smesso di fumare, per cui solo il caffè, ci rivediamo e a questo punto facciamo l'inversione dei ruoli e non picchiatevi con ordine, mettetevi d'accordo fra di voi, andiamo avanti a domande, risposte, piccoli casi di studio, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo verso le 4, 4 e 5. A più tardi. Ok. A tra poco.
Rieccoci, ultima parte della maratona, la fine è vicina, no, non faccio il profeta apocalittico, sono le 4:05, finiamo tra un'oretta. Se ci siete tutti, direi di organizzarci per quest'ultima parte, come già avevo anticipato, come segue. Vi faccio un ultimo esempio, che stavo frugando prima per far venire delle idee, è un esempio, visto che si parlava spesso di genomica, di sequenze, cose del genere, che potrebbe risultarvi interessante, o darvi degli spunti su come usare R, non tanto per fare la statistica, ma per preparare i dati e gestire grandi quantità di dati. C'è anche una storiella simpatica legata a sta faccenda, dopodiché... mentre io vi racconto quest'ultima cosa, vi preparate con un po' di domande. Stefania, c'è una mano alzata, dimmi. No, era un thumbs up. Ah, era un pollice su. Ok. Allora, qua, vedo degli aloni gialli con la visione periferica su altro schermo e reagisco come il cane di Pavlov. Ok. Allora, vi racconto questa storia che è un progetto di importazione dati. Come funziona? Uno dei vostri predecessori, diversi anni fa, i file non sono del 2022, sono un pochino più antichi, sono dell'anno prima, del 2021, si è presentata in questa parte, facevamo ancora i corsi in uno degli ultimi in maniera interattiva, si è presentata con dei file che non sono tanto grandi, stiamo parlando di 100 kilobyte, quindi non sono queste cose enormi, lo vedete scorrere. Se sto condividendo, spero di sì, no, allora scusate che riattivo la condivisione sullo schermo, mea culpa, comincio a essere un po' lesso anch'io, succede, venerdì e tutte queste ore di lezione non aiutano, non c'è più il fisico di una volta, eccoci qua. Allora, file di questo tipo. Quindi neanche tanto grossi, no? Proviamo a guardarli di nuovo, replico la stessa tecnica, non perché sono pedante, ma perché, ahimè, ho preso l'abitudine di lavorare così, no? Quindi c'è questa cartella, qui ho solamente 6 file. Qual è il problema? È che questi file non erano 6, erano 60.000. Non sto scherzando, era un numero di 4 cifre, cioè erano 4 DVD. Se un DVD vecchio stile contiene 4 giga e 76 di dati, fate voi una botta di conti, 4 giga e 76 diviso 170 kilobyte, stiamo parlando di decine di migliaia di file. File fatti come? Apriamoli con un editor di testo, ecco, piccolo appunto per sopravvivere, se lavorate su Windows, l'editor di testo non è Notepad, buttatelo. Non va bene neanche come giocattolo. Potete usare, se l'hanno riscritto, il caro vecchio Crimson Editor, se no Notepad++, che non è affatto male. È un editor fatto bene, cioè è gratis, ma funziona come strumento professionale. Allora, questi sono... no, scusate, è un lavoro di proteomica questo. Sono i dati che vengono prodotti da non so quale strumento di laboratorio. Numeri, 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 numeri. Ogni riga è una serie di misure di concentrazione. Decine di migliaia di questi file. Questa persona ovviamente ha pensato di risolvere la faccenda a colpi di copia e incolla in Excel. Per 60.000. Quindi la situazione in cui si trovava... ci scherzo un po' sopra, ma fino a un certo punto, perché è una situazione, mi rendo conto proprio che era una situazione drammatica, era un po' come quella delle tipiche fabbriche cinesi di palloni da calcio in cui in un sottoscala hanno messo 40 minorenni a cucire i palloni a mano, ripetere per altri 200 sottoscala, no? Tutto a mano. Non è mia questa metafora, è di un mio collega botanico che ha cominciato a lavorare così, poi ha scoperto anche lui R, e dice, ah, ho finito di fare come fa la mafia cinese, che prende i bambini e li mette a cucire palloni a migliaia, no? Capite che non è risolvibile se non intenti estremamente lunghi questo tipo di lavoro. Allora, che cosa è successo?
ripercorriamo di nuovo tutti i passaggi. Definizione di un approccio all'analisi dei dati, la strategia di analisi. Esaminiamo come sono fatti questi file di testo, vediamo, li ha creati una macchina, sempre quella macchina lì, quindi sarà molto probabile che siano tutti fatti con lo stesso stampino, con la stessa DIMA. Se io riesco a capire come sono strutturati questi dati, quindi mi concentrerò su identificare come è fatto il contenitore, allora posso spiegarlo a R e dirgli: vai in quella cartella che ha dentro 200.000 file, ti fai l'elenco di tutti quei file e per ognuno di essi lo leggi e lo metti in un data frame, lo leggi e lo appiccichi a un data frame, lo leggi e lo appendi al data frame di prima, lo leggi e allunghi, avete capito l'approccio? Quindi quale diventa il problema? È di nuovo il problema che abbiamo visto, così chiudiamo il cerchio, con i legumi, no? Io ho una struttura che spero sia ripetitiva, perché se lo è come se avessi un unico file. Trovo un modo per farlo leggere a R e poi gli dico: adesso ti arrangi ripetitivo. Chiara la formulazione del problema? Allora, se voi guardate questo file, lo ingrandisco un po', riuscite a identificare una struttura? Tocca a voi. Cioè, sì, nel senso che comunque c'è una, alla riga 6 c'è data ID, l'IPID ION class, che potrebbero essere le colonne, e poi si ripete per tutti, cioè successivamente si ripete lo stesso pattern. Esattamente. Allora, vediamo se ho capito bene. Una possibile interpretazione è: sembra quasi che sia, a partire dalla sesta riga, questo cominciano a suonarmi delle sirene, ma dopo ci torniamo. A partire dalla sesta riga c'è una faccia da file CSV venuto male, no? Perché la prima riga contiene dei titoli e dalla riga numero 7 in avanti sono tutte fatte nello stesso modo, giusto? State attenti a una cosa. Lo vedete qua dove sono? Riga numero 7, c'è scritto 1979. Vedete che c'è uno spazio vuoto e poi c'è MG? Lo vedete il cursore che lampeggia? Se io mi sposto con il tasto freccia, non vedete cosa sto facendo con le mani. Michael, ho visto la mano alzata. Se io mi sposto con il tasto freccia a destra, il mio cursore fa un salto. È un qualcosa che non è uno spazio, è un tabulatore. Ma allora anche qui, data ID, cioè questo qua a occhio è più di uno spazio. Eppure è un carattere solo. Sta a vedere che ci avevo ragione. Questo qui non è un comma separated value, ma è un tab separated value. Quindi, dalla riga 6, complimenti a chi ha risposto perché ci ha azzeccato in pieno, la struttura c'è ed è quella di un file separato da non so cosa, no? È come la ricetta base in buon castigliano della paella, che gli spagnoli chiamano anche arroz.